Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi è una puntata un po' particolare, un po' perché è nato il nuovo governo, nasce in queste ore di fatto il nuovo governo a guida Giuseppe Conte. Ieri l'accordo trovato insieme al Presidente della Repubblica Mattarella tra ovviamente i due leader dei due principali partiti, Movimento 5 Stelle e Lega, e oggi il giuramento da parte di Conte. Nasce quindi il cosiddetto governo giallo-verde, ma in questa puntata di Telegram parleremo in modo particolare del Movimento 5 Stelle. Lo faremo attraverso un'intervista che abbiamo realizzato ieri sera a Prato, un'intervista con Jacopo Iacoboni, giornalista della Stampa e non solo, è autore di un libro, L'Esperimento, inchiesta sul Movimento 5 Stelle, che proprio parla dell'inizio, della storia di questo movimento, di questo vero e proprio fenomeno, fin dagli albori del lavoro di Gian Roberto Casaleggio. Noi abbiamo intervistato Iacoboni ieri sera all'Hotel San Marco di Prato, pochi minuti prima che si recasse a Prato City per un convegno proprio sul suo libro, e allora ascoltiamola l'insieme, l'intervista, vediamo. Benvenuti a questa intervista particolare. Oggi parliamo con Jacopo Iacoboni, autore del libro L'Esperimento, eccolo qua, inchiesta sul Movimento 5 Stelle, edito da La Terza. Allora Iacoboni, come dire, lei parla di un esperimento, lo esperimento lo sanno bene gli scienziati, no? Può riuscire oppure no? Quello del Movimento 5 Stelle è riuscito oppure no? Se si prende, diciamo, se si assume che l'esperimento, il senso dell'esperimento è costruire uno strumento sostanzialmente che è abbastanza indifferente, neutro rispetto ai contenuti politici di destra o di sinistra, anche se il suo fondatore Gian Roberto Casaleggio aveva delle simpatie filoleghiste che io racconto molto nel libro, però l'esperimento è costruire uno strumento neutro che ha come fine essenzialmente la costruzione e la distribuzione del consenso, anche eventualmente la manipolazione, ad un fine, diciamo, ultimo, che è la conquista del potere. Se questa lettura è giusta, l'esperimento è riuscito. Stasera il Movimento 5 Stelle, fondato da Gian Roberto Casaleggio e gestito poi, consegnato al figlio Davide, va al potere in Italia anche formalmente, anche se io, come immagina chi legge il libro, penso che loro siano i nuovi potenti già da un paio d'anni circa in Italia. Senta, ci può raccontare la genesi del Movimento 5 Stelle, di questo esperimento, di questo progetto, in 3-4 fasi, insomma, in un paio di minuti più o meno? L'esperimento nasce nella seconda metà degli anni 90, quando Gian Roberto Casaleggio è amministratore di una società, di una web company che si chiamava WebEgg. Era una joint venture italo-inglese tra FinCEL della galassia Olivetti e Logica, un'azienda inglese, e in realtà che aveva avuto un antecedente in un'altra joint venture che si chiamava Logica CEL. E in questa società Casaleggio iniziò a usare l'intranet aziendale, il forum dell'intranet aziendale, con un gruppo ristretto di ingegneri informatici di 5 persone, di cui io ho trovato un testimone che racconta, Carlo Baffè, come loro iniziarono a testare i meccanismi di formazione del consenso dentro l'azienda, nelle reti aziendali. Funzionava in maniera piuttosto semplice, cioè il team di lavoro lanciava, il membro A lanciava una tesi, il membro B sosteneva la tesi opposta, il membro C sposava la tesi di A con delle varianti. Via via si avviava in questo modo quella che questo ingegnere chiama la valanga del consenso, cioè produrre delle decisioni che sembravano prese dal basso, dalla comunità dei manager dell'azienda, ma erano in realtà orientate e indirizzate dall'alto. E dice questo testimone, questo Carlo Baffè, all'inizio si immagina il divertimento per un giovane ingegnere informatico pianificare questo genere di azioni e vedere che funzionavano. Poi però mi resi conto che non era nient'altro che un esperimento di ingegneria sociale e sono convinto, dice lui, io lo riporto testualmente, di aver visto il germe di quello che poi Casaleggio farà col Movimento 5 Stelle. Tenete presente che ovviamente una decina d'anni dopo, nel 2005 arriva Facebook, poi nel 2006 Twitter, diciamo i social network offrono la possibilità di estendere l'esperimento su scala sociale. Ecco. E gratuitamente. E gratuitamente. Senta, e adesso... A costo bassissimo. Diciamo. Sì, diciamo così. E adesso in che fase dell'esperimento siamo? Cioè è già diventato, anche il metodo, è già diventato un metodo, un assunto scientifico, una legge questo sistema, diciamo così? Funziona? Ma loro sono stati
abili negli anni, in particolare alcune persone della Casaleggio che hanno sempre lavorato appunto su come utilizzare le reti, però sempre, come dire, creando un'interfaccia con la realtà, no? Cioè, pensa anche a quando Grillo, nei primi V-Day, prima ancora che nascesse il Movimento 5 Stelle, Grillo andava in giro con due dipendenti della Casaleggio. Cioè, si vedeva la scena di Grillo, ma nessuno notava che c'erano due dipendenti della Casaleggio, Marco Canestrari e Filippo Pittarello, che gli facevano le scalette dello spettacolo, gli impacchettavano tutto. Cioè, c'era un forte componente nell'esperimento. Sono dei freak dal punto di vista, dei control freak però, cioè sono degli eccentrici però comunque votati al controllo, no? E questo lo si vede anche per esempio in come nascono i meetup. Sapete che il Movimento 5 Stelle nasce con dei meetup, delle cellule sul territorio organizzate attorno a questo social network che venne usato anche da Howard Dean. Questi meetup, i primi due meetup, quelli di Milano e di Pavia, vengono aperti, non sono auto-organizzati dal basso. Il meetup di Milano viene aperto da un dipendente della Casaleggio. Cioè, questo per capire appunto la logica del controllo, no, dell'esperimento. E lo stesso un po', diciamo, una logica analoga si ripercuote poi nell'utilizzo dei social network, delle reti e anche della parte non ufficiale delle reti, perché poi si crea un digital army, un esercito digitale che non è per forza ufficiale, legato ufficialmente alla casa madre o al movimento, ma che la casa madre può indirizzare, a cui può fornire degli obiettivi, per esempio, che ne so, demonizzazione di nemici politici. Insomma, l'esperimento si allarga con tutta una serie di altre cose che sono quelle degli ultimi anni poi. Senta, è proprio su questo, no? C'è il rischio a un certo punto del, potremmo chiamarlo, l'effetto Frankenstein, cioè che l'esperimento sfugga di mano, magari addirittura si ribelli a chi l'ha creato? Sì, nel senso che la natura dell'esperimento è quella di creare uno strumento molto iperflessibile, no? Che in effetti da un lato può avere tutti gli usi, quindi è fortissimo, però dall'altro è fragilissimo perché è molto scalabile internamente ed esternamente. È scalabile sia da interessi interni, per esempio c'è chi sostiene che lo stesso Di Maio sia stato un autore di una scalata dentro il movimento, ma è scalabile anche da interessi esterni, da gruppi di interessi, da lobby. Lo si è visto quando Di Maio, per esempio, in questi ultimi due anni si è un po' proposto come il punto di riferimento di una serie di interessi, non so, il Vaticano, gli investitori della City, le tecnocrazie che adesso entrano nel governo, nel nuovo governo, in maniera molto robusta, no? Quindi, diciamo, per sua natura è molto forte come creazione e manipolazione del consenso, però anche molto scalabile e permeabile da chi ha la forza o l'abilità di scalarlo e di permearlo. Senta, veniamo un po' anche alla base ideologica, no? Queste due figure stanno un po' sullo sfondo, San Francesco e Robespierre, diciamole così, che chimera viene fuori se uno le mette insieme, no? Ma dal punto di vista culturale io mi sono fatto l'idea che Gian Roberto Casaleggio fosse una critica che ogni tanto mi viene fatta o mi faccio io stesso, che effettivamente il libro presenta Gian Roberto Casaleggio come una persona molto intelligente. Infatti è strano che il figlio Davide si sia arrabbiato con me per questo libro così, perché in realtà io penso che Gian Roberto fosse veramente una persona molto intelligente e quindi che avesse avuto delle intuizioni e anche una certa capacità manipolativa culturale di assemblare le cose che dici tu, oltre per esempio a San Francesco, oltre a si potrebbe citare per esempio anche l'uso che fa del brand di Adriano Olivetti, no? Che diventa nelle sue mani un vero e proprio brand. È un utilizzo, oppure quello di Pertini, per esempio, di Sandro, sì. Pertini, cioè tutte figure del Pantheon del Movimento 5 Stelle, che però vengono assemblate in una maniera piuttosto originale e spregiudicata anche, no? Adesso per esempio mi sorprende sempre quando, tornando per esempio all'esperimento, vedo nelle reti che ci sono in Italia delle reti, dei network sovranisti adesso, proprio sovranisti, molto forti, nei quali puoi vedere, che ne so, l'attacco a Mattarella, l'impeachment, la richiesta, e poi nello stesso tempo gli elogi, le foto di Pertini, no? Ecco, io... Una persona fa fatica a capire come, certo, si tenga insieme, no? Però appunto il patchwork è completamente
Se dovessi dire un vero riferimento culturale già Roberto Casaleggio, mi sembra più la fantascienza, il fantasy, Asimov, Guerre Stellari, insomma un immaginario di distopia che quindi mescola molto spregiudicatamente cose enormemente diverse. Perché si basa anche forse sulla poca, scarsa conoscenza, sulla scarsa cultura, quindi magari anche in ceti popolari bassi, o diciamo ha un suo bacino di riferimento. A lui piacevano sicuramente le immagini, no? E quindi queste sono immagini, effettivamente nel pensiero dell'esperimento è molto più facile far presa su una comunicazione diretta, intuitiva, che non su una comunicazione discorsiva fatta su... E quindi le immagini funzionano molto, molto meglio dei ragionamenti, senza arrivare appunto a quello che vediamo oggi sui social, i meme, certo. Insomma, è evidentissima questa cosa qua. Però penso che ci sia appunto questa ragione, che c'è proprio un tipo di cultura quasi cinema. Era un appassionato di cinema, appunto di fantascienza, quindi un immaginario distopico molto visivo, cinematografico, e molto forse meno discorsivo. Poi c'è da dire che appunto Gian Roberto Casaleggio era, dai racconti di chi lo ha conosciuto, una persona che con interessi molto vari, un uomo che leggeva molto, molti libri, appassionato anche di letteratura, di... Poi lui chiaramente è come se avesse fatto il frullato di tutto questo e l'avesse offerto in una maniera piuttosto, come dire, indirizzata e tendenziosa alle masse che voleva convincere. Senta, c'è un momento, no? Una conferenza stampa fatta in Senato in cui Casaleggio Davide si siede insieme a due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, rappresentanti però politici, e detta la linea politica in qualche modo. È una cosa che è passata anche un po' sotto traccia, però piuttosto irrituale, perché sembrava quasi un po' la presentazione di un business aziendale, di una nuova linea aziendale, in qualche modo però si trattava invece di un progetto politico con la Lega Nord, insomma poi futuro alleato di governo. Sì, no? Poi lì il punto era che era un evento dedicato alla piattaforma Rousseau. Qui centriamo proprio il punto chiave del conflitto di interessi, diciamo pubblico-privato, tra il Movimento 5 Stelle e Davide Casaleggio. Perché la piattaforma web è sempre stata detenuta prima dalla Casaleggio Associati, quindi direttamente dal... Poi dopo è stata costituita questa associazione, l'associazione Rousseau, che ha la piattaforma, ma di Rousseau il presidente è sempre Davide Casaleggio. E la piattaforma che cosa significa? Per fare due esempi solo, intanto nelle nuove regole del Movimento 5 Stelle tutti i parlamentari dovranno dare 300 euro al mese alla gestione della piattaforma Rousseau. Se si fa il calcolo sul numero di parlamentari, mi sembra 338 parlamentari, certo, dell'attuale legislatura, si arriva a una cifra intorno ai 6 milioni, 6 milioni e mezzo in tutta la legislatura. Insomma, per un'azienda che ha un fatturato piccolo di 900 mila euro sono tanti soldi. E poi, secondo me, c'è anche il fatto fondamentale del conflitto di interessi che si percepisce meno, perché gli italiani forse si interessano se io dico guardate che dei parlamentari stanno dando i soldi a un'associazione privata, mentre si capisce meno il fatto che Davide Casaleggio detiene attraverso la piattaforma Rousseau tutti i dati degli iscritti, questione che apre, come ha sentenziato anche l'Authority per la privacy, tutta una serie di scenari potenzialmente preoccupanti sulla profilazione. Il garante ha scritto che uno dei limiti della piattaforma non è solo quella di essere stata hackerata, di essere molto vulnerabile tecnicamente, ma di essere potenzialmente di consentire potenzialmente la profilazione, cioè ricondurre i voti, le identità degli iscritti, insomma... Cambridge Analytica, no? Ecco, sì, siamo in quella sfera. La cosa che effettivamente fa pensare è che la differenza è che mentre nel mondo anglosassone Cambridge Analytica ha fatto le campagne per Farage o per Trump, restando però separata, da una parte c'era la web company e dall'altra i partiti, qui la web company produce, diciamo, un partito per gemmazione, sono sovrapposti l'uno all'altro. È una originalità, è l'esperimento. Tutto italiano, diciamo, sì, così. Senta, i legami con la Lega c'erano già a suo tempo, era già scritto, già delineato qualcosa? Allora, era già scritto? No, perché ovviamente la politica, come sai, può essere... ci sono mille varianti, mille contingenze. Cioè, questo accordo che stasera si è chiuso poteva saltare all'ultimo momento, non... però una cosa è certa, io veramente l'ho sempre scritto in questo libro, cosa che... se c'era una possibilità di direzione dell'esperimento era più verso il mondo leghista che non verso il centro-sinistra, per tante ragioni,
Non ultimo è il fatto che chi ha le chiavi dell'esperimento, cioè il casaleggio, storicamente sono stati, diciamo, hanno manifestato insomma, in varie circostanze idee filoleghiste. Il padre diceva, Gianroberto Casaleggio diceva in azienda ai suoi dipendenti: voi dovete essere nelle reti, ma dovete essere anche nei luoghi fisici, nei bar delle valli, un po' come era la Lega di Bossi delle origini nelle valli padane. Ve lo dico, e a sentire Bossi, diceva lui, c'erano quattro gatti all'inizio. Ve lo dico perché uno di quei quattro gatti ero io. Ecco, oggi, in questo accordo Lega Stellato, si compie la profezia postuma, non mia, ma di Gianroberto. Io la riporto soltanto di Gianroberto Casaleggio. Questo governo detto giallo-verde, eccetera, eccetera, fa parte, cioè si inserisce in un clima di crisi delle democrazie internazionali, anche intese proprio come metodo di democrazia, cioè democrazie rappresentative, in un momento dove spingono, in diversi stati spinge il leaderismo e le sinistre, ma anche un certo appunto metodo o modo di democrazia è stato messo in discussione, no? Ma sì, io penso che ci sono molte affinità. La cosa, si è visto, l'esperimento è un libro che parla molto di scenari internazionali e di network internazionali anche del Movimento 5 Stelle, perché io a un certo punto, mettendo insieme un po' di punti, mi sono accorto che l'esperimento era una peculiarità italiana, ma che stava però in un mood internazionale che è un po' quello a cui forse accenni tu. Cioè, al di là del fatto, diciamo, tutta la discussione sulla distruzione degli establishment, l'attacco alla democrazia rappresentativa, l'attacco alle mediazioni, no? Vedi Trump, per esempio, no? Trump che dice media mainstream sono fake news, credete solo a internet, lo stesso anche Farage. Quindi c'è questa cosa qua. E poi secondo me il dato veramente accomunante di tutto questo è l'uso dei dati, cioè quindi internet, ma intesa soprattutto come possibilità di profilazione, di uso dei dati, di uso di tecniche commerciali, del marketing commerciale nell'estrazione dei dati e nell'utilizzo dei dati in politica. Secondo me questa è una parte dell'esperimento proprio fondamentale e che lo rende molto simile a cose avvenute altrove, però per certi versi anche molto più originale. Cioè, perché poi bisogna anche dire una cosa, che cioè, è un oggetto affascinante, certo. No? Almeno per me. L'esperimento, chi lo studia, no? No? È chiaro. Sebbene io poi possa essere preoccupato da, diciamo, da... Ci arriviamo a questo. Una domanda però, visto che abbiamo parlato di internazionalità, Putin esulta quando nasce questo tipo di governo e anche all'affermarsi di certi movimenti. È un caso? Beh, Putin, mi ricordo quando ci sono state le elezioni italiane, Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, ha fatto un commento ben soddisfatto. Come dire, ne hanno tutte le ragioni dal loro punto di vista, cioè i loro migliori amici vincono e vanno al governo nella terza economia d'Europa, nella quarta economia continentale, cioè in un grosso paese europeo. Insomma, dal suo punto di vista, sapete che la Lega ha firmato proprio un accordo con l'emissario, no? Di Putin. Visto va di moda. Un contratto va di moda, esatto. Con Zelensky, nei giorni stessi in cui il Movimento 5 Stelle, senza dirlo tanto, incontrava alacremente Zelensky e discutevano di quel contratto che poi loro non hanno firmato, ma insomma siamo nell'ambito di una parentela, no? O comunque di una simpatia, diciamo. Sì, insomma, non, a un certo punto il Movimento 5 Stelle, per ragioni che non sono mai state del tutto chiarite, all'improvviso, dal fine 2014 in poi, inizia a abbracciare una narrativa pro-Cremlino totale. Quindi la Crimea è stata una colpa della NATO, l'Ucraina, il Donbass uguale, bisogna cancellare le sanzioni alla Russia. E lo inizia a fare Grillo in un'intervista a RT. E insomma, la loro narrativa geopolitica, da un certo punto di vista in poi, cambia totalmente. Poi ci sono gli ultimi mesi in cui Di Maio fa una affannosa ricerca di rassicurazione del mondo degli ambienti, delle ambasciate anche occidentali, cancellate però da quest'ultimo mese in cui, quando si è realizzata come strada per arrivare al potere quella della Lega, mi sembra che c'è la totale sintonia sulle sanzioni, sulla Russia, insomma, nel contratto di governo
Sì. Direi che Putin può essere contento. Può solo chiedersi se lo realizzeranno, se saranno davvero capaci di realizzarlo o meno, però l'hanno scritto. Ci fermiamo per qualche minuto e poi riprendiamo tra pochissimo. Restate con noi. Allora, con Jacopo Iacoboni, il libro, suo ultimo libro uscito, edito dalla Terza, l'esperimento inchiesta sul Movimento 5 Stelle. Di questo stiamo parlando. Vorrei ripartire da un tema che è quello dei giornalisti e i media, no? Come si sono posti rispetto al Movimento 5 Stelle. Da una parte, diciamo, il metodo casalino, no? No ai dibattiti, no al contraddittorio, dall'altra una stampa in qualche modo ossequiosa, diciamo così, insomma, rispetto al Movimento 5 Stelle. Come mai? Ma un po' è successo quello che sempre succede con chi è potente in Italia, purtroppo, no? Quindi nil novi da questo punto di vista. Però direi con un di più di aggressività, no? Con un di più anche di rozzezza in certe pratiche e con anche con una proprio sorprendente acquiescenza da parte di moltissimi a dei diktat o anche semplicemente a delle richieste aggressive, no? Io di solito tendo sempre di più cioè se c'è un diktat di Casalino, nella mia idea è più responsabile il giornalista che lo accetta che non il Casalino che tenta di farlo. Lo propone, no? Nel senso che quello può far parte del suo lavoro, ci prova, basterebbe un sistema sano per respingerlo, invece mi pare che questo non sia tanto successo, ecco. Poi naturalmente con molte eccezioni che ci sono, però questo è uno degli aspetti del problema. È sorprendente che il movimento che partiva dicendo vogliamo più libertà, vogliamo stampa e media del tutto liberi, non vogliamo ingerenze della politica sull'informazione, si sta segnalando per le stesse pratiche del passato, ma con, ripeto, un di più di aggressività forse, no? Con elementi anche minacciosi a volte, no? Quello per cui Jaboni rimane fuori dal convegno. Sì, ma adesso diciamo, a prescindere da quella vicenda, no? Ma è successo anche ad altri. No, secondo me, ecco, c'è questa modalità autoritaria che è particolarmente nuova. Diciamo, in Italia abbiamo una lunga esperienza, purtroppo, di autoritarismi. Però proprio per questo ci dovrebbe mettere in guardia, no? Mentre invece io, devo dire, da 25 anni ormai circa che mi interesso alla politica e da 20 lo faccio professionalmente, è il mio lavoro. Non so, credo di non ricordare analoghe forme. Ecco, quando Berlusconi fece l'editto di Sofia, vietando, no, cioè dicendo che in sostanza Santoro, Biagi e Luttazzi dovevano essere estromessi, ci fu una giusta rivolta popolare. Io ero tra quelli giovani ragazzi all'università, ero all'epoca, che si rivoltarono, no? Che andarono a fare le manifestazioni. Oggi le cose passano nel nulla, cioè l'Italia viene segnalato da Reporter Sans Frontières queste cose del Movimento 5 Stelle, ma poco quasi nessuno se ne accorge. Cioè, mi sembra cambiata la reazione. E poi devo dire una cosa, che il livello di aggressività molecolare che ha raggiunto il Movimento 5 Stelle nell'atteggiamento verso i media, verso quelli, diciamo, i singoli sgraditi, diciamo, non è che siano poi più tantissimi quelli che scrivono in maniera critica del Movimento 5 Stelle. Però è proprio molecolare, no? Mentre invece il problema di Berlusconi era più un problema proprio di sistema. Lui era nello stesso tempo il proprietario, certo, di la più grande azienda privata, controllava la RAI quando è stato. Però adesso si è creato un clima proprio, mi sembra che si sta creando un clima di diffuso autoritarismo. Sarebbe bene che ci ribellassimo un po' tutti a questa cosa. Senta, quando viene additata ingenuità o addirittura incompetenza politica o approssimazione a determinati leader o rappresentanti del Movimento 5 Stelle, secondo lei sono, come dire, sono vere oppure in qualche modo tengono anche il Movimento 5 Stelle al riparo da critiche, in qualche modo fanno parte del disegno, cioè il rapportarsi, dimostrarsi in un certo modo? Allora, sull'incapacità io ho sempre pensato che, secondo me, anche se ovviamente delle volte è impossibile non notare
proprio delle inadeguatezze che a volte possono anche far ridere, no? Di esponenti dei 5 Stelle, di eletti dei 5 Stelle, cose. Però io ho sempre pensato che fosse una cosa da prendere abbastanza sul serio, perché in realtà l'incapacità, o comunque, come disse Filippo Pittarello, dipendente della Casaleggio, in una delle sue discese a Roma, no? Lui disse che il Movimento 5 Stelle preferiva personaggi con soft skill, con capacità deboli, non ancora formate, piuttosto che hard skill, competenze forti, perché in questo modo erano più manipolabili, più governabili, più controllabili. Quindi l'incapacità che ci può far ridere a noi, in realtà è parte di una macchina congegnata, nella mia lettura, per lasciare le chiavi della macchina nelle mani di pochissime persone, e soprattutto con procedure che non sono trasparentissime, no? Cioè, per esempio, noi sappiamo, faccio un esempio su questo governo, se hanno trattato tutto Di Maio e Salvini, oppure se ci sono stati, che ne so, come sostiene qualcuno, e io non ne ho la riprova, colloqui magari anche con Davide Casaleggio, interlocutore, cioè è tutto circondato da una poca chiarezza, anche perché appunto chi ha le chiavi, cioè in questo caso Davide Casaleggio, tende a non rispondere alle domande quando arrivano, che ne so, da giornali indipendenti. È successo col New York Times, col Financial Times, con La Stampa, alle domande è successo, insomma, c'è un po' di refrattarietà, no? Quindi diciamo si potrebbe dire che Di Maio, Taverna, Sibilia sono un po' dei soggetti, delle cavie inconsapevoli dell'esperimento. Ma ognuno con diverse cose. Io penso che siano dei personaggi di un casting. Ognuno deve coprire un certo target. Di Maio doveva coprire il moderato, poi in realtà in questo mese, due mesi, sono saltate tutte le cose, è andata così. Di Maio, per andare al governo, ha dovuto abbracciare posizioni estreme. C'è stata un'ironia della storia, però era stato preso per coprire il target moderato. Di Battista il target pseudo-rivoluzionario. Fico il target ex di sinistra, provenienti magari. Taverna il target popolano. Insomma, ognuno deve coprire un target. E recita quello. Per cui anche le apparenti, quelle che sembrano delle bugie, no? Sono semplicemente il fatto che i personaggi di un casting possono di volta in volta recitare parti diverse, anche opposte, no? Dire impeachment a Mattarella e poi dire il giorno dopo siamo pronti a collaborare con il Colle. Fa parte della struttura dell'esperimento. Senta, il nuovo partito, visto abbiamo parlato anche del governo, siamo quasi in chiusura, le ultime due o tre domande. Il nuovo partito antipopulista, europeista, insomma come lo si voglia chiamare, secondo te lo deve creare Berlusconi sulle macerie di Forza Italia o Renzi sulle macerie del PD? Ma Berlusconi io sinceramente penso che sia, come dire, avviato a una serie, a una, spero per lui, serena vecchiaia. Mentre invece penso che tutta una serie di elettori moderati di Forza Italia e siano tra quelle persone in cerca comunque di un orizzonte politico, cioè di una ricollocazione, magari persone che non vogliono il nazionalismo, il nazionalsovranismo, il populismo autoritario, ecco. Quindi non credo che per il PD il discorso è più, diciamo, complicato, perché secondo me ci sono, allora, nel centro-sinistra ci sono alcune persone che secondo me non hanno proprio capito il noccio del problema attuale, la pericolosità del Movimento 5 Stelle, il fatto che si stava congiungendo i due movimenti con la Lega, errore proprio di lettura. In questo devo dire, mi dispiace, ma anche Bersani, per esempio, insomma, tipo di lettura che preclude, cioè, se si parte secondo me da questo errore non si riesce neanche a immaginare una forza che possa fronteggiare questa cosa. Poi ci sono secondo me delle persone che, da Renzi a Gentiloni a Calenda, diverse tra loro, che comunque hanno, a me sembra, un quadro della realtà più realistico, cioè mi pare che allo stesso Walter Veltroni, c'era un'intervista su Repubblica ieri, che abbiano un quadro della realtà, però il problema è anche che cioè il PD, oltre che occuparsi di far nascere un fronte, diciamo adesso come lo si voglia chiamare,
deve secondo me anche cercare, se ci sarà il tempo, adesso col governo che nasce, non, insomma c'è un po' più di tempo, per proprio far venire fuori anche una classe politica rinnovata, spendibile, capace, cioè di fronteggiare non solo l'antipopulismo al populismo, ma anche davvero delle capacità alla scarsa capacità altrui. Cioè, bisognerebbe fare un lavoro anche su questo, no? Che forse è stato uno dei limiti più gravi del PD di questi anni, di non aver fatto. E, cioè, trovare gente veramente giovane, 25 anni, 20 anni. Cioè, ecco, per esempio, la Casaleggio si è sempre, già Roberto Casaleggio si è sempre molto posto il problema dei giovani, cioè di reclutare i giovani. Poi come l'abbia fatto in maniera anche spregiudicata è un altro discorso, però, cioè, ma giovani anche da mettere proprio in prima linea come candidati, come certo, anche nel governo stesso. Come sì, front runner. Metterei a fuoco questa cosa. Senta, quasi in chiusura, ma l'uno vale uno, no? È un grande assunto del Movimento 5 Stelle. Rischia di tramutarsi in un uno vale zero, uno vale niente. Insomma, è una grande base che si muove di milioni di persone, poi nelle votazioni, nei referendum, pochi ormai che si tengono anche online, sono pochi che le vanno a votare. Come si traduce l'uno ma vale io, uno io oggi? Quello non ho mai tanto rimproverato il fatto che fossero pochi, no? Perché loro possono rispondere, vabbè, però intanto noi tentiamo un esperimento di partecipazione. Quello che rimprovero io è che non sono trasparenti, non cioè fossero anche solo 1000 persone, vorrei che ci fosse un'azienda terza che certificasse il voto, vorrei che i dati fossero gestiti in maniera sicura, cioè. E questo secondo me è quello che nega davvero l'uno vale uno e che crea una situazione verticistica. Sul fatto poi di come diciamo si possa... io penso che il tradimento vero dell'uno vale uno sia si vedrà in questi anni se gli elettori del Movimento 5 Stelle almeno una parte capiranno che c'è stato, che sono stati presi dei voti e attraverso l'esperimento portati da una parte dove magari quei voti non volevano andare. Non è solo nel senso della destra con Farage o con Salvini o con l'ex numero due della Le Pen, insomma tutta una serie di cose, ma anche proprio sulle politiche da voler fare. Cioè io mi domando, degli 11 milioni e mezzo di voti che ha preso il Movimento 5 Stelle, 2 milioni e mezzo circa, secondo diciamo, tutti gli studi, sono di ex di centrosinistra, voti. Che cosa penseranno quando Salvini, cioè, legittimamente, perché è quello che ha proposto, ma anche Di Maio faceva campagna contro le ONG, no? Taxi del Mediterraneo. Che cosa penseranno quando vedranno una svolta securitaria aggressiva contro i migranti? Non lo so, cioè, da questo punto di vista però mi sembra la negazione dell'uno vale uno. Insomma, in definitiva, dobbiamo avere paura come Italia oppure no di questo movimento? Io penso che prima ero preoccupato soprattutto degli aspetti autoritari dell'esperimento. Mi sembrava adesso sono anche un po' preoccupato per le cose economiche, no? Perché vedendo questi ultimi, soprattutto le ultime 2 settimane, con tutta la vicenda di Savona, del sovranismo molto accentuato e di un contratto di governo, chiamiamolo molto sovranista, poi insomma tutti l'hanno letto e tutti lo possono leggere, mi sembra che qui non è complotti dell'Europa, cioè c'è un problema che se si alzano gli spread, i rendimenti decennali dei BTP, noi finiamo per avere meno soldi per le imprese, mutui, rischiamo di avere mutui più alti. La borsa di Milano comunque ha bruciato in una settimana il 6,7%, che è 2/3 di quello che ha guadagnato in un anno. Cioè, credo che anche la parte, secondo me, interessante delle proposte del Movimento 5 Stelle, tipo non so, misure sulla povertà, diventa più difficile da realizzare, perché se dobbiamo pagare di interessi sul debito molto di più, se dobbiamo finanziare le nostre imprese a costo molto più alto, se dobbiamo pagare i mutui per le case molto di più, cioè credo che avremo un problema sia le famiglie ma anche proprio di gettito fiscale dello Stato. Bocca al lupo a noi, insomma, diciamo così. Grazie mille a Jacopo Iacoboni per essere stato con noi. Ricordiamo ancora il suo libro, l'esperimento, inchiesta sul Movimento 5 Stelle. Eccolo qua, edito La Terza. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui. Buona serata a tutti.